Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una frittata di spinaci ricotta al forno. Potete considerarlo benissimo un piatto unico, da mangiare anche freddo. Io con gli orari un po' strani che faccio, lo preparo anche il giorno prima e il giorno dopo, vi assicuro, è buonissimo. Può essere gustato come aperitivo con i vostri amici o anche come antipasto. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 4 patate medie che io ho già lessato in acqua non salata. Ci serviranno 500 g di spinaci invece ripassati in padella con uno spicchio di aglio e un bicchiere di acqua. I 500 g è il peso finale una volta cotti. Ci serviranno 250 g di ricotta di bufala, potete utilizzare anche la ricotta normale, ma io ho trovato questa vicino casa e quindi utilizzeremo questa oggi. 4 uova, sale e un goccino di olio. Preriscaldate il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Mi sono portata avanti come prima cosa andando a schiacciare con uno schiacciapatate, una forchetta se l'avete, le patate cotte. Ora è facilissimo ed è velocissimo. Andiamo ad aggiungere come prima cosa la ricotta. Schiacciamola bene e cerchiamo di amalgamarla bene alle nostre patate. Un pizzico di sale, non tantissimo sale perché per far appassire gli spinaci con il bicchiere d'acqua e l'aglio prima ho aggiunto anche un pizzico di sale, così si sono appassiti prima. Ora il pepe, i nostri spinaci cotti. Io ho cercato di strizzarli quanto più potevo della loro acqua, così che il composto non risultasse molto molto umido. E ora le uova. Andiamo a mescolare e ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ho leggermente unto con meno di un cucchiaio di olio questa teglia da forno, ora non ci resta che andare a versare il composto all'interno. Perfetto. Livellatelo bene, schiacciatelo leggermente tutto attorno. Ci resta che cuocerla a 180 gradi per 45 minuti. Nel frattempo non ci resta che aspettare e vado a apparecchiare la tavola. Eccoci qui, dopo 45 minuti esatti noi siamo pronti per gustarci questa fantastica frittata al forno con gli spinaci. Potete mangiarla così perché tanto è un piatto unico, all'interno patate, ricotta, spinaci stessi che sono comunque una verdura, o potete anche accompagnarlo con un'insalatina come faremo noi oggi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando non perdetevi tante tante altre buonissime ricette presenti sul canale di Cucina con Agnese e su cucinaconagnese.it trovate il procedimento e la lista degli ingredienti e la galleria fatti da voi aspetta solo voi. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.